Recuperare la memoria storica che si tramanda oralmente affinché non vada perduta definitivamente insieme ai suoi custodi, gli anziani. Parte di questa memoria storica sono i 2777 proverbi gelesi, detti, motti e anticaglie raccolte in un libro dallo scrittore gelese Giorgio Romano. I nostri nonni custodiscono nelle loro parole e nei loro racconti, infatti, un patrimonio immateriale di inestimabile valore. Recuperarlo e tramandarlo alle nuove generazioni ha una valenza straordinaria, affinché parte delle nostre tradizioni e delle nostre origini non vadano disperse. L'autore del libro, Giorgio Romano. È un libro che contiene tutta la storia popolare di Gela, perché non è un libro solo di proverbi, ma parla anche di personaggi tipici gelesi, arti e mestieri dette alla gelese, soprannomi oppure avvezzeggiativi e accrescitivi dei nomi gelesi. Ho reputato opportuno scrivere questo libro perché alle nuove leve sono sconosciute tutte queste antiche usanze di Gela. Ho riportato anche delle fotografie, quando dice il titolo Anticaglie, dove c'è il ferro a stiro a carbone, il lume a petrolio, o primus con cui si cucinava. Per cui praticamente è un complesso, un assemblamento di diverse cose che sono sconosciute e più per portarle a conoscenza. Ora, i proverbi, la parola proverbio deriva dalla parola ebraica Mishlei, anche la Bibbia parla dei proverbi che risalgono ai proverbi egiziani. I proverbi sono sentenze, previsioni, detti che hanno una valenza storica, sono anche piccole profezie. Noi sappiamo che la profezia si avvera in qualsiasi campo, mentre la previsione si può non avverare. Anche nella Bibbia, ripeto, c'è il libro dei Proverbi, e io non che abbia copiato la Bibbia, ma ho riportato a livello popolare quanto riguarda, per tutto quanto riguarda alla cultura popolare gelese.